Ah, sono curioso perché, cioè, c'è chi mi ricordo mi aveva detto mi seguiva tipo dal video della stanza di Samantha, che penso sia uno dei primi, dove ero andato in no clip dentro nella stanza di Samantha. Comunque qua. No, niente, non c'è. Questo pezzo dello scudo è introvabile. Io direi che possiamo anche arrenderci e fare così. È arrivato il momento di giocare un po', fare qualche round, perché sennò andare in giro a cercare pezzi vi rompete le balle, giustamente anche voi mi dite, ma scusami, Fombi Beft, prossima volta, prima di fare i video, devi informarti dove sono i pezzi, perché noi non possiamo stare qui a guardare tu che cerchi i pezzi tutto il giorno. E avete anche ragione, anche io mi stuferei un sacco a guardare uno che va in giro a cercare i pezzi. Infatti io non so come sia possibile che voi stiate seguendo questo video in questo momento, però no. Comunque, boh, magari qualcuno apprezza perché è un po' un ritorno alle origini. Ecco, un'altra cosa che dovete fare in tutti i video, e non solo in questo, scrivetemi sempre sotto che cosa vi piacerebbe vedere. Perché, allora, a parte il problema tempo nel registrare, a volte mancano anche le idee, no? Perché diciamo, boh, dai, facciamo sta mappa, no, ma l'abbiamo appena fatta, no? Facciamo sta mappa, no, io non c'ho sta mappa, vabbè. E tutte queste cose qua. E allora che succede? Che delle volte ci troviamo o a registrare le stesse cose, o comunque magari non registriamo perché diciamo non sappiamo esattamente cosa portarvi. Quindi se ce lo consigliate e ci dite, se noi notiamo che una gran parte di pubblico ci dice vogliamo rivedere Dying Rise, che spero nessuno voglia rivedere perché quella penso sia stata una delle mappe che odio di più. Anche perché di solito le partite su Dying Rise non sono mai finite bene. O per guerre relative al liquefattore. O perché muoio. No, ok. O perché in generale gli ascensori erano una roba oscena. O il liquefattore gli piaceva scivolare. Cioè, a parte qualche partita dove abbiamo fatto anche bei round, Io mi ricordo su Dying Rise ero arrivato. Mi ricordo una volta. Questa me la ricordo bene. Black Ops 2. Sarà stato il 2013, forse il 2013, credo, no? E io ero molto accanito in quel periodo. Chi mi segue si ricorda che ero teschio con i fucili a pompa su Black Ops 2 perché giocavo tanto in singolo e facevo high round, quindi Mob of the Dead. Insomma, mi ero preso bene un periodo. E anche Dying Rise era una delle mappe con liquefattore, lì nella stanza giravo. E ero arrivato, mi sembra, al 55, 56, forse anche 60, qualcosa. Non mi ricordo, ero alto. Salta la corrente. Io avevo un portatile, quindi giustamente dite, beh, salta la corrente e la batteria. No, perché i portatili di una volta ti facevano, potevi togliere la batteria, e quindi ovviamente una volta col computer collegato alla corrente tu staccavi la batteria perché un tempo si tendevano a rovinare le batterie rimanendo collegate. 0691. Ma qua è 5 cifre, vero? No? Sequenza errata. Ok. Ci ho provato. Ho letto un. A parte che qua ci sono numeri ovunque. Cioè, scusami, dovrei provarli tutti. Tipo, no, no. Ne ho letto uno. Ho detto, boh, dai, ascolta, c'è il cambio round. Proviamolo. Ovviamente. Non è finita bene. Oh, ma c'è anche il lanciagranate, sta roba. Fammi vedere. Ehi, vabbè. Ok, non sapevo la roba del lanciagranate. Che penso consumi un po' di abilità. Oh, no, è la svolta. Che figata è. Wow. Insomma, quindi mi era saltata la corrente. Mi sono incazzato. Invece, quella volta di Mob of the Dead, avevo fatto anche un video riguardo alla tattica su Mob of the Dead. Non so se vi ricordate, quel video ha fatto un sacco di visual. Mi ricordo solo questo. E era piaciuto molto. E non so se in un video a parte, io avevo anche fatto vedere tutti i fail durante la registrazione di quel video, perché dovevo fare video della tattica, ma giustamente dovevo raggiungerlo all'high ground, no? Avevo fatto il 65 e mi ero suicidato per quel video. Però prima di fare il 65, cosa è successo? Che io mi sono messo a registrare e boh, all'inizio morivo anche presto. Vabbè, poi ho iniziato a imparare la tattica, boh, una volta al 30, poi una volta morto magari al 40, una volta ero arrivato al 45, mi sembra, boh, non mi ricordo, forse il 40, vabbè.
E ero andato ad attivare la Song, perché attivavo la Song 935, quella che si attivava in Afterlife, e al 40 la mettevo, perché comunque era un rituale, una cosa che facevo insomma tutte le volte, no? E che è successo? Sono morto in Afterlife. Non chiedetemi come, perché non me lo ricordo. Non mi ricordo come. Sono morto in Afterlife tipo a 2 metri dal coso per ritornare a per rianimarmi, insomma, quindi... Grande zombie best, fantastico. E sono morto così. Un'altra volta, no, altre, penso 3-4 volte, mi è crashata la connessione ai server. Perché vi ricorderete, adesso non so, Black Ops 4. Black Ops 4 secondo me ha meno problemi. Black Ops 2 soprattutto, forse anche più del 3, aveva il problema di connessione server, dove se la tua connessione, ma non solo la tua connessione, anche in generale i loro server andavano giù quell'attimo, ti disconnettevi, e se ti disconnettevi dovevi riniziare da capo. Quindi anche se tu eri in singolo dovevi rimanere perennemente connesso ai server. Io cosa facevo? Magari delle volte lasciavo il PC acceso la notte, magari arrivavo al 40, facevo tutte le preparazioni, tutte le robe. Dopodiché mettevo in pausa il gioco e lasciavo il PC lì la notte per dire buon continuo domani mattina. Mi alzavo il mattino con il sensore di caduta. Oppure delle volte lo facevo in giornata, però comunque arrivavi magari al 50 qualcosa e cadeva la connessione di server. Guarda, era una penitenza. Non so se dipendeva anche dalla mia connessione, perché avevo la connessione di merda all'epoca. E è stato un casino. Io penso di averlo rifatto 5-6 volte, ma sempre a round alti 55-57, quei round là. Quindi quella volta sono arrivato a 65. Cioè io avrei potuto anche andare avanti, sicuramente poi arrivi a quel round lì, ti rompi le balle, finisci i colpi, è un casino. Quindi giustamente ho detto, guarda, prima che mi cada la connessione, che poi non mi registrava neanche il risultato nella scoreboard, no? Quindi io mi sembra che col 65 ero tipo tra i primi 100 all'epoca su PC, quindi un buon risultato, insomma. Forse anche meno, non mi ricordo, dovrei andare a rivedere il video, perché sinceramente non me lo ricordo. Quindi può essere una buona idea andare a rivedere il video. Oh, io tutto questo lo scudo ancora non l'ho fatto, Tengo a precisarlo. Cani. Cioè, ci tengo a precisare che io in tutto questo lo scudo non l'ho fatto. Portatemi delle anime. Dovresti tenere i cani al guinzaglio. Piccolo spirito adirato. Boh. Qui non c'è. Comunque beh, quindi questa è un po'. Ogni tanto mi piace un po', no? Torno lì, ripenso ai video che abbiamo fatto, alle partite con Matt. Mi ricordo ancora Origins quando è uscita, che c'era anche Matt, che poi io dovevo andare tipo al lavoro, ero stra in ritardo. E wow, sono scappato durante la live, tipo, e c'era anche Coscino. O anche Barried, mi ricordo. Io e Matt avevamo fatto una live su Barried per Mr. Egg. E insomma abbiamo iniziato questa live. Doveva esserci anche Wagna Blu. Blu che saluto. Però all'ultimo ci ha tirato pacco. Non mi ricordo per quale ragione. Probabilmente aveva robe migliori da fare. Molto probabilmente. Che perdere tempo con noi a fare Easter Egg Hunt, perché non sapevamo ancora gli step. E mi ricordo che in quella stessa live è arrivato Dread. Eravamo a 2000 spettatori, che erano tantissimi all'epoca. È arrivato Dread e ha lasciato un commento: avete un iscritto in più? E si è iscritto, grande Dread. E all'epoca RIP. Ok. E all'epoca ovviamente era un ottimo risultato. Pensavo di avere ancora un Afterlife. Non ce l'avevo. Avevo anche l'abilità pronta. Non sono stato abbastanza veloce da premere la Q. E boh, vabbè, chiudiamo qua il video. Comunque vi sto raccontando questa cosa qua. Arriva Dread, insomma, quindi è stato Life Goals. Questa, ci tengo subito a precisarlo, non puntava a essere una convinzione su minimamente. Era un video dove andavo a esplorare Five e a scoprire appunto queste cose qua. Quindi il fatto di essere riuscito ad attivare il Pack-a-Punch da solo senza conoscere minimamente la mappa mi fa ritenere soddisfatto. Era un po' anche un video per farmi risentire, per spiegarvi un po' tutte le cose, come sono andate, dove sono andate, cosa sono andate, insomma, sta roba qui. E per dirvi che ritorneranno video molto particolari e forse ci saranno anche già video speciali, non lo so. Quindi raga, intanto ho sbloccato un gesto in Blackout, che anche Blackout mi piacerebbe portarvi, che proprio ve lo giuro non sono a questo tipo di cose, il provo, vai. Non, cioè guardate quanta roba c'è, cioè raga c'è un sacco di roba. Allora, ho fatto 646 kill, 358 colpi alla testa,
più 74.000, un'ora e un minuto, quindi quattro parti di video esatte. Quindi ragazzi, preparatevi, seguitemi su Instagram, mi raccomando, chiocciola Mirko Janese. Vi lascio il link in descrizione, mi raccomando. E bene raga, grazie. Salto di livello completato, aggiornamento tra 21 ore, non so, ah lì c'è le sfide del giorno, tipo robe da fare, va bene. Grazie raga, lasciate un bel like se avete apprezzato, scriveteci qua sotto cosa volete vedere. Noi ci sentiamo al prossimo video convinto da Zomias, quindi per ora, soltanto per ora è tutto. Ciao ragazzi!